Porco di... Madonna, Frank, che eleganza quest'oggi. Ma figo, sai che mi sono fumato i baffi di Zeus. Andiamo bene, allora. Comunque, bella ragazzi, sono Flayn e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5. Perché? Perché quest'oggi Franklin si è fumato i baffi di Zeus. Quindi cosa dovremmo fare? Niente, aspetteremo che gli salga qualche botta. E non lo so, Frank, perché sei venuto da Don Pagnotta? C'è qualche motivo particolare o unicamente per dargli fastidio? Non lo so. Ma no, figo, sono venuto qua per salvarlo, in grave pericolo. Frank, come fa a essere in pericolo che non fa un cavolo dalla mattina alla sera? Il massimo che può fare è uccidersi da solo. Ma lasciamo perdere, raga. Prima di cominciare, vi lasciami un bel pollicione in su. Cerchiamo di arrivare. Potremmo fare quest'oggi 9000 mi piace. E commentatemi qua sotto con scritto Zeus. Vi ricordo anche ombre coperto un secondo canale dove farò unicamente video di GTA 5. Dove usciranno nuove scenette con Franklin, Jack Sparrow, tutti gli altri deficienti. E anche qualche rampa bonus. Adesso, Frank, non penso sia qua dietro. Figo, chissà dove sarà finito quel mattacchione. Ma che ne so, Frank. Sei andato a drogarsi o bucarsi come al solito, porca miseria. Cosa c'era in cima? Cos'è quel coso grosso? Frank, c'è da un Pagnotta là sopra. Cioè, non so se voglia scendere di lì o meno, però... Porco di c***o, di farsi male cadendo da lì. Mamma mia, che intuizione, Frank. Allora, cosa numero uno. Io più che altro voglio sapere, non tanto Don Pagnotta, perché tanto è caduto giù dalla chiesa non so quante volte. Come cavolo ha fatto a mettere sto coso qua in cima? Figo, Don Pagnotta, quando ti salti in mezzo, non ci penso io a salvarti. Frank, ma se tu gli dessi una spinta, così finisce di sotto, batte la testa e ha finito le sue sofferenze, no, eh? Come lo tiriamo giù da qui? Ma figo, direi che possiamo utilizzare quel coso. Io lo spingerei anche giù, però non so se ci rimani in... No, Frank, stavo scherzando, santo Dio, ascoltami un attimo. Come cavolo ha fatto a portare sto coso qua sopra? Tra l'altro non è neanche montato sopra, cioè ci siete trasportato dentro, ma lasciamo perdere. Vieni giù piano di qui. Da che parte hai intenzione di scendere? Con calma, un secondo. Lentamente, piano, t'ammazzi, t'ammazzi, t'ammazzi. Non si è ucciso, non so per quale miracolo strampalato, però non è morto, Frank. Occhio alle tombe che non vai a profanare qualcosa. Con calma, insomma, non vai a tirare giù una lapide, una croce, che ne so. Adesso... Ok, quindi questo viene su, possiamo tirare giù da un Pagnotta. No, figo, stamattina è successa una cosa troppo bella. In pratica ho fatto colazione, poi sono andato presto, presto a puttana e porco di c***o, ho morso il c***o. Frank, stai zitto e fai manovra, santa miseria, che io divento scemo di sto passo, per favore. Ma, Don Pagnotta, casomai fai una roba. Parcheggia questo dritto, poi butta giù Don Pagnotta, così siamo a posto. Vado 2 ore per girare sto coso. Vai piano, Frank, vai piano, Dio santo ubriaco. Lo devo beccare. Con calma, così a posto, dovremmo esserci. Ok, adesso andiamo su e lo spingiamo, sperando che appunto c'entri la base. Sicuramente cadrà di sotto, non so perché ho questo presentimento. Frank, ma lui in pratica ti ha chiamato per scendere giù da sta chiesa e basta. Cioè, non poteva. Ma no, figo, stanno per arrivare gli esaltori delle tasse. In pratica vogliono sequestrargli la chiesa perché non credono che ne sia un prete. Vabbè, Frank, non è che c'è molto del prete, Don Pagnotta. Va a battone, fa cose del genere, ma lasciamo perdere. Adesso, Frank, con calma, spingilo lentamente, che porca vacca, questo ci muore. Signor Pagnotta, ecco, piano, lentamente. Cioè, ce l'abbiamo fatta? Nel punto più stupido doveva finire. Non romperti niente, ok. Torna qua dentro, per carità, Frank, scendi piano, perché se vai giù velocemente quello... Non lo so, lo facciamo diventare una frittella contro... Signor Pagnotta, non può andare un pochino più avanti? Frank, adesso andiamo giù finché possiamo. No, così non va bene. Indietro, indietro leggermente. È vivo. Non ci posso credere, Don Pagnotta non è morto. Adesso, Frank, aiutalo a scendere lentamente, che non vada a farsi male, signor Don Pagnotta. Vada sulle... palle di Franklin. Era necessario dargli sta botta. Signor Pagnotta, si rialza. Ok, è vivo Don Pagnotta, ci siamo. Signor Pagnotta, come sta? Penso bene, cioè non... Figo, Don Pagnotta, allora segui i piani. In pratica, quando arrivano gli esattori lì scasso di botte. Frank, ma sei diventato cretino. Vuoi picchiare degli ufficiali? Ma sei figo, perché pensi che abbia fumato i baffi di Zeus? Non dirmi che ti fa una roba come Venom, Frank, perché io mi butto giù dalla finestra, Ma figo, più o meno sento che mi sta salendo un po' la roba. Tra poco non starò proprio benissimo. Frank, ma è possibile che debba andare sempre a finire così ogni volta? Ma figo, mi sento decisamente tanto più vecchio! Frank, tralasciando il fatto che potevi metterti almeno un paio di pantaloni e non rimanere in mutande, perché siamo diventati Zeus, porca miseria? No, figo, ma chissà se vecchio così soffro di disfunzione erettile! Frank, ma che cazzo di domande sono, porca miseria? Cosa sono quei pallini rossi? Sono già arrivati i tipi. Figo, devono essere gli esattori! Frank, mi sembrano un po' incazzati, non è che potresti farli fuori? Buongiorno, buon uomo, salve, come sta? Dov'è? Un attimo che devo capire un attimo come si muove sto coso. Allora, noi non dobbiamo morire, perché nel caso dovessimo morire Don Pagnotta perderebbe la chiesa, dico bene. Non che gliene freghi più di tanto, perché comunque è sempre fatto. Diciamo che è un prete un po' delle merende, però. Allora, ok, sono qua, ma stanno distruggendo le macchine. Ma, Frank, una cosa, non mi sembrano normali esattori delle tasse. C'è un motivo per il quale, appunto, sono messi. Ma figo, mi ha provocato un pochino, mi ha detto che avremmo utilizzato il potere di Zeus.
Ma non potevate stare zitti, santo Dio, Frank. Adesso 2 ore per uccidere sti cosi. Quanti ce ne sono là in fondo? 7, 8. Buon uomo, può smettere di spararmi, per favore? Che tra l'altro ci stanno facendo un sacco di danno. E poi tu non puoi sparare niente. Cioè, se io miro, non sparo un cavolo. Frank, non per rompere le palle, ma sei quasi morto. Cerchi di andare via. Frank, porca miseria schifosa, ma è possibile? Ma è una cosa normale, ogni tanto non succede. Ma sei figo, tra qualche giorno torna Jack Sparrow dai Caraibi. Madonna, Frank, quella sì che è una bella notizia. Non mi aspettavo niente di meglio proprio. Che bello. Allora, dov'è il tipo, Frank? Potresti farli fuori, che ormai la vita l'hai già recuperata. Fermati un secondo, cos'è quel coso che è partito lì di fianco? Avete la mira un po' storta, c'è da dire questo. Chi è che ha meno vita, quello sopra o quello sotto? Non lo so, hanno vita uguale, entrambi. Si è beccato una bella sleppa il tipo. Oh, comunque, madonna, ma quanto cavolo di male fanno sti qua? State buoni, ci crepa, perché non vola? Torna a volare, porca miseria, è quasi morto. Conca, oh, buono lei, non mi spari che non è cortesia, insomma, manco mi conosce, mi comincia subito a sparare, non ho capito io. Frank, ma era necessario provocarli questi? Ma figo, pensavo fosse uno scherzo telefonico. Ma voi il cervello l'avete messo a mollo nell'acido muriatico, porca vacca. Ma non c'è il rischio che uccidano anche Don Pagnotta? Là in fondo, no? No, figo, ti giuro che non vedrò ritornare a casa e bermi tutto il vino di Geppolo Zitto. Ho preso una bottiglia nuova e non vedrò di scolarmela tutta. Frank, sei un cretino, santa madonna che botta, è morto uno? Uno mi sembra... Madonna che... Cosa sta facendo? Lei è scemo, non si deve sparare da solo, deve sparare a me principalmente. Dove cavolo è? No, devi uccidere il tipo, ok? È morto. 2 sono morti, uno non so come, si è beccato un pugno in volo a caso, quell'altro è morto qua sotto, ok? Andiamo prima verso le montagne, non beccare... Lo sapevo, i pali, riprendi il volo, ok? Ma spaccano anche le macchine, ma sono stupidi. Buon uomo, la smetta di sparare alle macchine. Cioè, essendo un Emperor, può anche distruggerla. Bravo, ok. Frank, potremmo lasciarlo in vita questo. Ha distrutto un Emperor. Cioè, insomma, un pochino di rispetto da parte mia ce l'ha. Perché si spara da solo? Se lui prende gli esplosivi e se li usa addosso, è stupido. Buon uomo, lo sa che il cervello si utilizza per. È morto? No, dove cavolo è? Porca vacca, non riesco più a vederli. Quello è quasi morto. Ce la fai stare in piedi, Franklin? Maledizione. Non è che per favore può smetterla. Dove è andato? È morto. Ma di già. Beh, si è beccato un bel cazzotto. E fino a qua ok, però non pensavo fosse già morto. Va bene lo stesso. Allora, il prossimo è dietro ai monti. E gli altri sono qua, però mi sembrano più lontani questi, quindi andiamo prima dalle montagne. Si è colpito da solo. Lei è un po' cretino, è un po' come gli altri. Ma si è stato ridere tasse, sono dei lesi. Fammi capire un attimo, Frank. Ma figo, cazzo, adesso che sono messa la lasagna al forno che mi farà mia nonna mezzogiorno. Frank, lasciamo perdere queste cose e facciamo fuori sti tipi, per favore. Madonna che sleppa che si è beccato anche questo. Può stare fermo, Frank, non distruggere il treno. Niente Lando, spero. Non c'è Lando. È da rivedere un po' l'atterraggio con Carl. Ho visto arrivare un pugno senza la persona. C'è una roba troppo strampalata. Si è beccato un diretto allucinante. Non è ancora morto. Può morire per favore o no? Cioè, non lo so, ma è una roba allucinante. È morto? Sì? Ok, è morto, perfetto. No, figo, sai che stamattina ho trovato la pifferaia magica per strada. Per soli 20 euro ho fatto una suonata della Madonna. Frank, ma sta zitto, Dio santo. Non rompermi le palle con le tue cose che non mi interessano. È morto? No, però, minchia, perdo un sacco di vita questi cazzotti. Ma non c'era un'altra abilità? Cioè, tipo, non lo so, Zeus non può sparare qualche cosa. Non spara niente, Zeus. Cioè, Zeus non fa nulla. Neanche vola più, ok. Dov'è il tipo? Buon uomo, stia fermo lì. Che poi buon uomo un cazzo perché mi spara. Allora, lei per favore può andare per terra che ci colpiamo meglio. Frank, cosa stai facendo? Ripeto, un paio di mutande così non vedo ste cose, no, eh? Allora... Cosa sta succedendo? È impazzito tutto? Ma figo, forse è colpa del vino di Geppolo Zingaro che ha bevuto dietro i baffi di Zeus. Franklin, facciamo una cosa. Io adesso, quando apro GTA, parto già con l'idea che tu sia completamente rincoglionito. Quindi evita di dirmi le certe cose perché proprio non me ne frega assolutamente nulla. E basta, per favore. Può morire lei? Madonna che botta, è morto. Ok, meno male. Lei che mi sembra una persona molto cortese, venga con un secondo. Ecco, ecco, si fermi, da bravo, stia fermo lì. Cioè, cortese, oddio, mi spara, non è che sia proprio questa gran cortesia. State calmi un secondo. Non è che abbia così tanta vita, comunque. Ok. 2 con un colpo? Seccati entrambi, Frank, ne mancano 3, mi raccomando. No, figo, troppo la vita artistica. Neanche per caso posso dire una poesia, ma la dico solo lì. Frank, ma per l'amor di Dio, fai fuori questi e smettila di dire ste minchiate. Dov'è? Buon uomo, stia fermo un attimo. Ecco, ripeto, non c'è un modo di mettere dei pantaloni attorno a sto Zeus. Che porca miseria, c'è un pochino più vestito, non potevano farlo. Non è ancora morto? No, però ci manca poco. Un altro 2 colpi dovrebbe andare, in teoria. Cosa è successo? L'ho ucciso. Ho beccato il niente. Mi sono fatto del male, ma lui è morto. Non si sa come, ma così funziona. Quindi, Frank, se vuoi menarli, picchia per terra. Sono solo questi rimasti, dico bene? Unicamente questi 2 qua, ok. Qua c'è il primo. Metta giù quelle armi che potrebbe farsi male qualcuno. Ecco, per favore, sono vecchio, quindi, insomma, un po' di rispetto per quelli più anziani. Vaffanculo. Stia fermo lì. Un bel cartone in faccia. Olè. Ma si è beccato una botta incredibile. Poi non capisco perché. Delle volte gli fa più danno, delle volte gli fa meno danno. Questo ha beccato in pieno,
Ma è stupido che si spara da solo. Tia buone, non mi faccia essere volgare che poi YouTube mi fa ciao ciao e non mi fa passare i video. Non ha un cavolo di vita, con un altro pugno dovrebbe morire in teoria. In pratica non lo so, dico bene, è morto. Manco a piangere, adesso bel colpo diretto e anche con questo siamo a posto. Stia fermo, ho detto stia fermo 500 volte quest'oggi ma non stanno fermi. Si spara da solo, vedete che si dà del danno da solo. È morto, ok, è rimasto l'ultimo, Franklin, mi raccomando. No, figo, cantiamo le canzoni dello zecchino d'oro, per favore, c'ho troppa voglia che... Frank, taci che poi va a finire con delle bestemmie, quindi per favore stai zitto. Manca l'ultimo, dopodiché dovremmo essere salvi. Ma Frank, sei sicuro che siano degli esattori delle tasse? Perché non mi sembra che siano molto, insomma, amichevoli. Non è che qualche gang strana cui Don Pagnotto non paga la droga. Ma figo, ci avevo pensato, la cosa è molto probabile. Frank, ma Don Pagnotto è un disgraziato, porca vacca. La smetta di spararmi, per favore, vaffanculo un attimo. Ma sai, figo, magari mi ha dato quella scusa che la droga è per beneficenza. Lasciando Frank che l'hai beccato in piedi è morto, dico bene? Sì, ok, è morto. Cosa vuol dire la droga in beneficenza, Frank? Ma che cazzo... No, figo, sembra dorma come un agnellino, è troppo tenero. Frank, ma sei uno morto, che cavolo stai dicendo? Quando ti passerà sta botta? Ma figa, adesso comincia a sentire meno rughe sulla fronte, potrebbe essere un segno. Frank, possibile che debba uscire un video meno sensato dell'altro? Cioè io seriamente non so che male ho fatto. No, figo, ti giuro, troppo vuol dire che è una rana allucinogena. Allora Frank, facciamo una cosa, prima che possa diventare sclerotico, facciamo che chiudo qua questo video che è meglio.